Ciao amiche ed amici, andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Ciao a tutti, questa è la farina del mulino cipolla dove dentro c'è già la curcuma. Se non ce l'avete potete ordinarla online oppure aggiungere una farina aggiungendo da voi la curcuma. Questa è la pasta madre che ho preparato circa più di 4 ore fa, quindi è arrivata al raddoppio. La sciolgo dentro una parte dell'acqua. Ci aggiungo poi la farina e continuo a mettere acqua. Dopodiché vado a far girare con l'impastatrice. Scusatemi perché mi sono accorta che c'è ancora qualche imperfezione sull'audio che non riesco ancora a risolvere. Scusatemi. Faccio girare aggiungendo mano a mano l'acqua fino a metterla tutta. Ho sulla dose dell'acqua regolatevi in base alla farina che mettete, non necessariamente dovete mettere la stessa mia dose precisa, vi regolate anche un pochino d'occhio, se l'impasto è un po' più duro mettete un altro goccino d'acqua, non è la fine del mondo, questo ve lo dico sempre e lo ripeto sempre. Bene, quando l'impasto comincia ad attaccarsi al gancio, a restare attaccato al gancio e la ciotola rimane un po' pulita, è pronto, quindi 10-15 minuti, non di più. Ora ho preparato la mia ciotola che ho oliato e ci verso l'impasto. Eccolo qua. E vado a fare un giro di pieghe direttamente dentro la ciotola. Ora copro, come sapete, facciamo passare mezz'ora tra un giro di pieghe e l'altro, e mano a mano vedete che l'impasto si presenta molto più elastico. Quindi questo perché non serve star lì ad incordare, a stare mezz'ora a girare con l'impastatrice, stressare l'impasto, perché poi con le pieghe comunque, poi l'avete visto anche con l'impasto che ho fatto a mano, con le pieghe si riesce comunque ad incordare e a far sviluppare la maglia glutinica. Poi qui in questa farina c'è la curcuma che comunque sicuramente influisce un pochino sull'incordatura. Ok, questo è l'ultimo giro. Finite le pieghe, ora copro o con il coperchio o con la pellicola. E lascio l'impasto a lievitare, aspetto che aumenti di volume. Anche qui i tempi, 2-3 ore, dipende molto dalla temperatura che avete in casa. Questo è il mio, vedete, è cresciuto molto e io direi che è pronto ora. Lo allargo sul piano di lavoro dove ho messo un po' di farina, vedete come si vede la differenza del colore. Non ho messo la semola, sto usando la farina bianca, la semola la metterò dopo e vado a fare un giro di pieghe. Ho allargato e poi ho fatto le classiche pieghe a tre. Ora copro e aspetto la solita mezz'oretta. Ecco qua, qui ho aumentato un pochino la velocità del video, spero che l'audio si senta bene lo stesso, per accorciare un pochino i tempi. E comunque facciamo 3 giri di pieghe, 3 giri di pieghe a 3.
Intanto volevo dirvi che qualche volta quando mi fate le domande sotto i video mi sfugge sempre qualcosa, questo ve l'ho già detto, ve lo ridico, insomma siete diventati tanti, più di 10.000, cerco di rispondere a tutti, magari riposandomi un pochino la domenica, i giorni festivi, però qualcosa mi sfugge, quindi perdonatemi per questo. Ok, finiti i giri di pieghe. Io adesso invece di fare il solito filone o pagnotta, volevo provare a fare le trecce. Ne farò due trecce un po' piccoline. È la prima volta che le faccio, eh? Di solito faccio sempre le forme normalissime che si fanno, però voglio provare un attimino. Quindi vediamo, allungo un pochino. Il primo impasto diviso in due. Adesso lo taglio così. Ho visto dei video, però insomma, vediamo come posso fare. Farò come quando faccio le trecce alla mia nipotina, pressappoco. Anzi, no, adesso piego così, lo aggiungo. Il primo lo faccio così, poi l'altro lo farò magari diverso. Sì, lo dovevo forse allungare un pochino di più, ma non lo voglio strapazzare molto questo impasto perché lo vedo bello, ben lievitato. E quindi faccio così, attacco sopra e poi giro formando, una treccia in questo modo, vediamo che cosa esce fuori. Poi tanto comunque lievitando non è che rimane, precisissima questa treccia. Vabbè, può andare, no? Non è proprio perfetta, ma comunque. Quest'altra, vediamo un attimo, la faccio un po' diversa così. Ho tagliato in due, ho lasciato una parte intera e adesso intreccio così proprio come le trecce. Ok. E questa è la seconda treccia. Bene. E non metto nel cestino, metto direttamente nella carta forno, così poi vado direttamente ad infornare quando è lievitato. Metto un po' d'acqua e sopra ci metto un po' di semi di chia. Voi mettete quello che volete, eh. Ho messo l'acqua perché non avevo il latte, altrimenti con un po' di latte andrebbe meglio. Bene, metto i semi e poi copro. Avvicino un pochino la carta forno, ho messo un po' di semola sotto e copro con un telo. Avvicino la carta e metto il telo sopra. Bene. Non ci è voluto molto per aumentare, per lievitare ancora, un paio di orette bastano. Ho infornato come al solito, ho messo al massimo, però poi ho abbassato a 220. E 40 minuti, eccole qua, si sono cotte. Ho abbassato anche a 200 poi. Adesso vi scrivo la cottura. Bene, non vedo l'ora di aprirle per vedere com'è l'interno. Ecco qua, le ho tagliate, l'ho tagliato ancora caldo, ancora tiepido. Sarebbe meglio aspettare proprio che si freddi. Però direi che non è male, il sapore è buonissimo. Poi la curcuma, come sapete, fa bene, fa molto bene alla salute, è chiamato il zafferano giallo e diciamo che fa bene, io ho letto che fa bene al cuore, al diabete, alle difese immunitarie anche, di tutto e di più. Andatevi a leggere le proprietà. Bene amici, io vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, a lasciare un like. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.